Allora, chi è dormitente di presentarsi? È un po', risolviamo velocemente con il sindaco la presentazione, perché lo conoscete tutti, però... Credo di sì, quindi lo passo subito. Buonasera intanto. Buonasera a tutti. Io mi chiamo Massimiliano Fortini, ho 41 anni, sono di San Felice dal 2006, sono sposato, ho un bambino di 6 anni e lavoro in un'azienda qua di San Felice che opera nel settore dell'automazione industriale dal 2001. Quindi sono, diciamo, di San Felice ormai di adozione da... Ecco, va specificato il luogo di nascita. Sono nato a Cento, però ho vissuto praticamente sempre a Massa fino a... Ah, Milanese, ok. Basta. Buonasera, io sono Lorenzo Borsari, San Feliciani per reagire, la lista civica, sono sposata, ho due figli e sono San Feliciana, doc, la generazione. Bene, allora abbiamo parlato finora di tutto il tema di No Gas a Rivara e mi pare chiaro che i candidati ne hanno già parlato allo scorso confronto che c'è stato al Ballaround Table, siano contrari, però io devo chiedermi una promessa. Grazie alla stampa qua davanti a tutti, soprattutto alla Lorenza che ha questo fortissimo peso di quest'ombra di Giovanardi sulle spalle. Se ci può, si può impegnare a dire che qualunque tipo di pressione vorrei che non ci fossero proprio tutti. Abbiamo volutamente scelto di fare una lista civica libera dalle bandiere dei partiti, proprio per poterci muovere sul nostro territorio senza vincoli, senza dover sottostare a nessun diktat. Per cui la promessa l'avevo già fatta, la rifaccio. Noi trattiamo il no totale allo stoccaggio del gas, senza sì, senza ma, senza se, non so come dicono adesso che va tanto di moda, adottando da subito, che se ne dica, il principio di precauzione. Per cui, non essendoci nessuna certezza di un rischio zero o dalle trivellazioni o dallo stoccaggio vero e proprio, il sindaco, che è il responsabile assoluto della salute di ambiente e persone abitanti sul territorio di sua competenza, adotta il principio di precauzione che è riconosciuto a livello comunitario, adottato in Italia e addirittura c'è una sentenza tra le tante, perché in Italia non va molto di moda adottare il principio di precauzione, però una sentenza che ha dato del TAR, che ha dato ragione a un sindaco che ha adottato il principio di precauzione contro una centrale a biomassa. Allora, la centrale a biomassa è una cosa che rispetto allo stoccaggio del gas o alle trivellazioni in una zona sismica è veramente a basso. Lorenza, però andando sul concreto, più concreto così. Da sostegno tuo ci sono candidati dell'UDC, tu magari non vuoi fare carriera politica, però i candidati dell'UDC, puri consiglieri, non possono dire di no a diktat e ordini che vengono da Roma. No, perché vuol dire, noi non abbiamo visto tagliare le gambe a qualunque prospettiva di sviluppo politico di questi che può legittimamente. Ma loro, allora, tutti i componenti della lista civica San Feliciano per reagire non sottostanno a diktat di nessun partito, non hanno nessuna tessera attualmente di partito e comunque faranno solo ed esclusivamente ciò che serve al territorio. Tra l'altro, ripeto, il principio di precauzione è adottabilissimo, finché non si esclude la certezza dell'assenza di rischio, che ritengo sia probabile, anche perché il 12 maggio è uscito il rapporto sul terremoto a Valencia. Questo terremoto è stato indotto dalle trivellazioni e soprattutto dall'iniezione di gas in un deposito sottomarino con una faglia a 51 km. Quindi, alla luce di tutto ciò, ritengo che davvero non bisogna più esitare, non bisogna più cincischiare, come diceva San Felice, perdere tempo. Noi diciamo no allo stoccaggio, ma soprattutto diciamo adottiamo il principio di precauzione e blocchiamo definitivamente la partita dello stoccaggio. Massimiliano Fortini, movimento. Allora, specifichiamo. Allora, un avviso importante per chi volesse votare il Movimento 5 Stelle, non si presenta col simbolo classico, ma appunto
con un simbolo diverso, San Felice in Movimento. Allora, ma comunque voi fate capo al Movimento 5 Stelle, che a Parma ha portato avanti una battaglia pesantissima contro l'inceneritore. Pizzarotti ci ha rimesso quasi la testa, perché alla fine ha dovuto cedere sull'inceneritore. Allora, voi prendete adesso qui l'impegno, io immagino, a dire no alla centrale, però non è che finisce come a Parma con Pizzarotti? Allora, no, questo chiaramente spero proprio di no. Quello che possiamo dire noi qua di San Felice in Movimento è che, a differenza della collega, noi siamo contenti, ben felici di avere come bandiera il Movimento 5 Stelle alle spalle, che ci conforta in questo, nella battaglia che vogliamo portare avanti. Perché fondamentale del Movimento è il fatto di essere cittadini comuni, come esattamente come il comitato Nogas qua di Rivara, che si è ritrovato a suo tempo, cittadini si sono ritrovati, si sono messi insieme, perché? Perché hanno visto che c'era un problema importante, un problema che riguardava la salute, un problema che riguardava le loro famiglie, e la politica in quel momento quel problema non l'ha considerato. E infatti il comitato si è costituito proprio per andare a coprire un buco della politica. Noi siamo esattamente allo stesso modo, noi siamo cittadini comuni, assolutamente, che proveniamo da realtà assolutamente diverse, di lavoro, di studio, di quant'altro. Non siamo politici, non vogliamo fare politici, assolutamente la mia, personalmente parlando, cioè non voglio fare alcuna carriera politica, io farò il mio mandato se appunto sarò eletto, ci sarà la possibilità di un secondo mandato se si vorrà ripresentare, poi dopo a quel punto si finisce, cioè si esce, si fa quello che si deve fare per dare sostegno, per dare il proprio contributo alla cittadinanza, all'amministrazione, e essere in mezzo ai cittadini, poter raccogliere le loro aspettative, poter raccogliere i loro problemi, farci portavoce, portare avanti queste istanze e possibilmente anche risolvere, diciamo, gli stessi. Un po' questo tema del rapporto con il partito, le liste di provenienza, quindi le chiedo anche questo, ma le chiedo soprattutto la posizione alla luce di quello che ci ha raccontato Michele prima: si apre un nuovo fronte, cosa accadrà, che posizione avrà il comune se sarà guidato da lei? Ma credo che per noi parlino i fatti di questi 8 anni. I fatti di questi 8 anni dicono che il comune di San Felice si è schierato nettamente per il no, assieme alla provincia, assieme alla regione. Con la provincia, con l'unione dei comuni, abbiamo fatto 2 commissioni, con il comune di Finale ne abbiamo fatto la terza, e quindi tutti questi atti sono stati, tra l'altro qui c'è l'ingegner Pedrazzi che ha coordinato quelle commissioni, e quindi voglio dire, l'esito di quelle commissioni è stato assunto nell'atto di diniego della regione, è stato un atto ben costruito perché sta tenendo botta, adesso vedremo cosa succederà col TAR, ma alla fine è stato l'atto che ha detto no definitivamente, anche perché i provvedimenti dei 2 ministeri hanno chiuso questa vicenda, hanno detto di no. Poi ci sono i ricorsi, come ovvio che sia, cioè è chiaro che un'impresa, quando si vede un diniego, ci prova, se amministrativamente prova ad infilarsi in qualche crepa, qualcosa, è normale, ma voglio dire, non è che se il TAR dà ragione a chi ha fatto opposizione, il giorno dopo parte lo stoccaggio, no, si parte da capo, loro solo non possono eventualmente, poi si vedrà la sentenza del TAR quale sarà, dovranno, credo, immagino, ripresentare un progetto, però voglio dire, a livello cioè, non è che il TAR dice se si fa o se non si fa lo stoccaggio gas. Il TAR dirà se ha ragione il ricorso o se ha ragione la regione nel dire di no. Ecco, questo è il punto, altrimenti il TAR non autorizza lo stoccaggio gas. E quindi in questi anni ci siamo più volte supportati dai tecnici, non è che non è stata una presa di posizione ideologica dettata da qualcuno o suggerita da qualcun altro. I tecnici ci hanno suggerito, ci hanno detto, hanno studiato, ci hanno detto più volte che le cose non dovevano andare avanti, e noi abbiamo portato quelle motivazioni sul tavolo della regione che le ha fatte proprie. Grazie.
Quindi se il TAR, grazie sindaco, è una cosa anche al sindaco, insomma.